Per fare la focaccia integrale abbiamo bisogno di farina integrale e farina zero. Oggi utilizzeremo la patata, ma cruda, l'andremo a frullare con un cutter, ma adesso vi faccio vedere tutto. Poi il lievito, lo zucchero, il sale e dell'acqua. Ora mescoliamo bene la farina e andiamo a frullare le patate in un frullatore. Come vedete, le patate sono crude. Dobbiamo ottenere una purea e la mettiamo nella farina così. Raccogliamola tutta e gli ingredienti e le dosi fate sempre riferimento al link che vi metterò in descrizione oppure nel primo commento. Ora, aggiunta la patata cruda frullata, mescoliamo. Aggiungiamo il lievito. La quantità di lievito dipende sempre dal tempo che avete a disposizione per la lievitazione. E un cucchiaino di zucchero. E iniziamo a impastare. Io qui ho mezzo litro di acqua. Adesso, durante la lavorazione, vediamo quanta acqua ci sarà necessaria. Aggiungiamo l'acqua sempre poca alla volta. Il composto è pronto quando abbiamo questa consistenza. A questo punto aggiungiamo il sale. Impastiamo per farlo assorbire. E aggiungiamo l'olio. Io uso sempre la mano come se fosse un cucchiaio, tre cucchiai. Uno. Due. Lo facciamo assorbire bene dall'impasto e poi lasciamo l'impasto riposare per 20 minuti, mezz'ora, prima del primo giro di pieghe. Mettiamo un po' d'olio così e copriamo con pellicola e lasciamo riposare per 20-30 minuti prima del primo giro di pieghe. Dopo mezz'ora facciamo il primo giro di pieghe, quindi prendiamo l'impasto e lo portiamo al centro. Questa operazione la faremo per 3 volte, sempre ogni mezz'ora. Così. Ricopriamo con pellicola trasparente e mettiamo in forno spento con lucina accesa. Io ho già fatto 2 giri di pieghe. E adesso andiamo a fare l'ultimo giro di pieghe. Così raccogliamo tutto l'impasto, lo copriamo con la pellicola e lo mettiamo in forno spento con lucina accesa fino al raddoppio. I tempi del raddoppio io non posso saperli perché dipenderanno dalla temperatura ambiente in casa vostra. Mettete un segno sulla ciotola così potete verificare quando è venuto il raddoppio. La nostra focaccia è lievitata, vedete? Ora aggiungiamo l'olio sulla base della teglia. Come dico sempre nelle mie ricette, l'olio è a sentimento. Se volete ne mettete tanto o un po' di più. Se non vi piace ne mettete di meno. Quindi oleate bene la base. Ora io mi ungo leggermente la mano e vado a scaravoltare la focaccia nella teglia. Qua. Distribuiamo bene l'olio.
e raccogliamo tutto l'impasto. Ora aggiungiamo ancora un po' d'olio sulla superficie in modo che l'impasto non si attacchi alle mani. Così. Stesa la focaccia nella teglia, aggiungiamo le olive, questa volta la facciamo bianca. Queste sono delle olive baresane. Anche qui fate a seconda dei vostri gusti. Il rosmarino, potete aggiungere anche l'origano. E un po' di sale grosso. Se non vi piace il sale grosso, aggiungete il sale fino. Nella cucina non ci sono obblighi, la cucina non può essere un obbligo, è libertà. Ora aspettiamo una ventina di minuti, il tempo che il forno arrivi a temperatura. Trascorsi 20 minuti, mezz'ora, quando la focaccia è un po' rilievitata e quando, muovendola, come vedete, si muove un po', la andiamo a infornare a 200-220 gradi per circa 20 minuti. La nostra focaccia è pronta ed eccola qui, bella croccante ma anche soffice. Grazie a tutti per aver seguito anche questa video ricetta. Alla prossima, ciao.